Ciao a tutti, oggi preparo con voi una ricetta buona e veloce veloce. Iniziamo. In padella mettiamo un po' d'olio, poi aggiungiamo della salsiccia sbriciolata e la facciamo rosolare per 5-6 minuti a fiamma vivace. Passati 5-6 minuti, togliamo la salsiccia e la mettiamo da parte in un piatto, lasciando in padella l'olio e il grasso che ha rilasciato la salsiccia. Ora aggiungiamo un po' di cipollina, la facciamo rosolare un po'. A questo punto possiamo mettere gli spinaci, facciamo cuocere per 2-3 minuti, non di più. Mentre gli spinaci cuociono, visto che l'acqua sta per arrivare a bollore, mettiamo il sale e attendiamo qualche altro secondo che l'acqua arrivi bene a bollore. Gli spinaci sono pronti, ho spento la fiamma, adesso li trasferisco nel bicchiere del mini primer. Aggiungo un mestolo di acqua bollente. Perfetto. Ora aggiungo del formaggio spalmabile, del parmigiano, mescolo e se troppo densa aggiungo un altro goccio di acqua bollente. Ecco qui. Come avete visto, non ho messo sale perché c'è il formaggio spalmabile, il parmigiano, quindi non ce n'è bisogno. O quantomeno assaggiate e regolatevi. Ecco qui. Adesso lasciamo a fiamma spenta e trasferiamo la nostra cremina in padella. Visto che l'acqua bolle, mettiamo le trofie, che toglieremo un minuto prima della fine della cottura. Ho scolato la pasta un minuto prima della fine della cottura, come vi dicevo prima. Ho riacceso sotto la padella la fiamma. Ora, pasta in padella, la facciamo insaporire, finire di cuocere e far asciugare anche un po' la cremina. Ci siamo, la pasta è cotta. A questo punto spegniamo la fiamma, aggiungiamo subito la salsiccia. Diamo una bella mescolata. Ora aggiungiamo un'altra spolverata di parmigiano. Ed eccoci qui, siamo pronti per servire. Che bellezza! Questa pasta è semplice, è davvero tanto buona. Fatela e fatemi sapere tramite i commenti qui sotto che cosa ne pensate. Io vi saluto e prima di lasciarvi, come al solito, ne approfitto per augurarvi buon appetito!